Quella nera è spessa, penso. Sì. Oggi sembra anche lei che sia diventerà castana. Ah, diciamo che oggi è il 25 febbraio. Io vado, 25. Come fa? Tirami fuori la nera. Teo, vieni qua, fallo vedere bene alla camera. Sì, senza metterla. Bravo, amore. Che bello, che bello. È portata. Non la chiamiamo Patagonia? Vediamo un po' quando sì, se la chiamano. Ecco. Come la chiami quella cagnetta lì? Come la chiami? Vieni, vieni. Vieni, vieni. È bella, Teo? Come la chiami questa cagnetta qua? Eh? Patata la chiami, vabbè. Io speravo di chiamarla Patagonia. Ma sono molto simili, possono essere doppi. Sì, ma è difficile dire Patagonia. Infatti noi la chiamavamo la Patagonia che avevamo in Nicaragua, la chiamavamo sono Pata. Però sempre va bene Patagonia, Pata, sì. Il suo nome sempre completo quindi possiamo era chiamarla benissimo Patagonia Patata, tanto la chiamiamo. Il suo nome completo era Patagonia Rebelde. Ma noi per esempio Pata significa macchia. Teo, non schiacciarla troppo che le fa la bua, non è forte, lei è piccola, Si dedica molto più ai cani che a sua figlia. Si sta dedicando a lui con me. Ha dormito un'ora e mezza. Mezzogiorno e un quarto. Neanche un'ora e mezza ha dormito. Le hai dato un bacino? Oh, attenzione, Teo inciampi sempre nei piedi degli altri. È nervoso che non guarda dove mette i piedi. Come sei teatrale, amore mio. Quando lui era piccolo, beh, eravamo qua a Siamo alzati così.
fortuna li hanno tagliati via quasi tutti.